Scusa, cioè, sembrerebbe una figata. Sì, sì, no, ma si può sentire. Ti assicuro che è bellissimo. Potete accennare una cosina di blues, così me ne faccio un'idea un po' più. Non è mica così facile. Siamo una band blues. Poi per il blues c'è un suono anche tipico. Bisognerebbe avere qualche strumento giusto per il blues. Faccio un esempio. Uno strumento blues. Bravo, l'armonica bocca, per dirne una. Nessuno di noi la sua. Cioè, il top sarebbe se. Vabbè, ma adesso no, può essere. Abbiamo già avuto fortuna. Ti ricordo che l'altra volta fra il pubblico c'era gente anche brava. Qualcuno prossima armonica? C'è qualcuno che può suonare? Io. Lei. Veramente. Okay. Suona armonica veramente? Sono l'armonica bocca. Ma venga subito, che fortuna. Venga, venga. Che piacere. Potrebbe essere, aspetto gli ingredienti. Esatto, facciamo un test perché è facile dire suono l'armonica. Innanzitutto, fiume? Lambro. Il Lambro? Cioè. Tristezza? Beh, quella lì è fondamentale. No, non tanto. Perché mi sembra allegro, eh. Sì. Scusa, non hai la tristezza tu? No, no. L'armonica. Sei un violento, sei. Sei triste? Molto okay, triste. Ok, continuiamo. Era l'unica armonica? È l'unica armonica. Però vedi che però il sentimento è quello giusto adesso. Cotone? Cotone, va bene. Pelle nera? Pelle nera, pelle almeno, pelle... Rosso nera. Fammi controllare. Buono, buono. Beh, i requisiti ci sono, si potrebbe. Aspetta, anche... io c'ho l'ultima prova. Se tu sei un vero bluesman, saprai... che tutti parlano del blues americano, no? Il Mississippi, quella roba lì, ma il blues è nato in Italia. È nato qua. È un vero blues. Vicino all'Ambrate. Certo. Poi fiume. Dopo, certo. Gli americani che erano venuti qui per vedere la Madonnina, hanno visto anche l'Ambrate, il fiume e la musica, e sono andati e di là. E hanno preso blues. Cioè, e si sono portati via il blues. Tutto hanno portato e hanno americanizzato via. Tutto. Americanizzato il blues nasce qua. Ad esempio, sì. Giovanni Pascoli, no? Tutti sanno che ha scritto poesie, eccetera, ma quello è andato in America poi, col nome di Johnny Pasch. Johnny Pasch, unito all'americano. E ci ha avuto tutta una carriera di bluesman che ovviamente in Italia non se la fila nessuno, no? Ma in realtà è stato uno dei top, proprio quelli che citano sempre i grandi bluesman, cioè quelli del blues bianco, eccetera, poi c'erano sempre fra i loro idoli... I numeri uno, Sonny Boy Williamson, Johnny King, eccetera, e Johnny Pasch, cioè sempre... Sempre. Allora, sai cosa possiamo fare? Facciamo un pezzo di blues italiano, dai. Dai. Oh, dai. Per dai. Frankie? Sì, facciamo sì. Questo pezzo di blues italiano. Dai, dai. Dai. Voglio lasciare andare. Oh, cavallina, cavallina, storna, che portavi colui che non ritorna. Lo so che tu l'amavi forte, con lui c'eri tu sola e la sua morte. Conata in selva tra l'ondata e il vento, tu tenesti nel cuore il tuo spavento. Sentendo l'asso nella bocca il morso, nel cuor veloce tu premesti il corso. Adagio seguitaste la tua via, perché facesse in pace l'agonia.
incredibile, guarda, una bomba atomica. Che poi ci eravamo dimenticati dell'elemento fondamentale del blues, l'agonia. L'agonia, l'agonia. Senti, sei stato talmente bravo che noi vogliamo rompere, diciamo, una tradizione del musichione. Ti lasciamo promuovere un disco. Un disco, dai. Grazie. Parlo qua. Cos'è? Il disco? Il disco. Ma sei te? Sì, sì, il disco. Ma di quando è, scusa? È uscito nell'88. Ah, però. Uno è libero di pubblicizzare il disco che vuole. Sei in promozione. Ma è un po' fuori strada, perché adesso col giradischi si ascolta poco. Vabbè, però, cioè... Ma dove lo posso trovare io? Perché sarei interessato. A casa mia ne ho una copia. Se vuoi ti faccio una copia. Mi fai una cassetta? Una cassetta!